sei appena tornato a casa con un TV Hisense nuovo e vuoi sapere le operazioni da fare per essere operativo al meglio. Il manuale c'è, ma puoi fare anche affidamento su di me. In questo episodio di Casa Hisense ti spiego tutti i passi da fare dopo la sigla. Resta con me! La prima cosa da fare è estrarre il TV dalla scatola. È un lavoro facile. Proprio per evitare di far fatica e di rischiare di danneggiare il TV, i modelli più grandi hanno l'apertura a clip. Basta che le sganci e l'intero coperchio si sfila. Passiamo ora alla configurazione vera e propria. Ve la faccio vedere su questo bellissimo modello della gamma 2023 in 10 facili mosse. Come vuoi che il TV parli con te? In italiano? Ecco, fatto! Occhio a non sbagliare, soprattutto se scegli una lingua che non conosci. Il tuo TV Hisense può essere ovviamente configurato con il solo aiuto del telecomando. Ma se ti trovi meglio con lo smartphone, nessun problema. Puoi fare tutto dalla tua app Vida. Io proseguo la procedura con il telecomando. Si passa alla scelta del tuo paese. Ecco, selezioni Italia. È una scelta che permette al TV di caricare tutte le impostazioni più adatte alle trasmissioni e alle app disponibili dalle nostre parti. A questo punto si tratta di configurare le tue sorgenti di contenuto, i canali televisivi tradizionali e le app. Partiamo dall'antenna. Puoi usare il sintonizzatore interno al TV o scegliere di usare un decoder esterno. Io su questo punto sono tradizionale. Uso il segnale d'antenna collegato al TV. Pochi minuti e il TV fa la scansione e sintonizza centinaia di canali. E se usi TV Sat, puoi fare la sintonia anche su satellite. I TV Hisense con il tuner satellitare sono certificati e funzionano alla perfezione con le cam e le card di TV Sat, la piattaforma nazionale gratuita. Lo step successivo riguarda il collegamento alla rete, che è importante anche per interagire sin da subito via smartphone. Scegli la Wi-Fi e inserisci la password. O meglio ancora, se hai a disposizione una rete cablata, inserisci il cavo nella presa di rete del TV. Le funzioni interattive del TV Hisense richiedono l'accettazione delle condizioni d'uso e ai fini privacy. Nulla di pericoloso o che comporti costi, si tratta solo della classica licenza di utilizzo e delle relative liberatorie. Prima di iniziare e in un solo posto puoi leggere tutti gli accordi di licenza e decidere, passo per passo, se accettare oppure no. Io ho deciso di accettare e sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questo sistema operativo. La fase successiva permette di creare un account Vida in maniera molto facile, anche solo inquadrando un QR code e proseguendo su smartphone. L'account Vida ti dà la possibilità di personalizzare al massimo l'esperienza di utilizzo del TV, addirittura distinguendo tra i vari utenti, ma puoi anche decidere di saltare questa fase e usare il TV senza un account Vida. Scegli tu! Con i nuovi TV Hisense puoi usare un assistente vocale. Qui è dove scegli quale vuoi. O il classico Alexa o l'esclusivo Vida Voice, perfettamente integrato con le funzioni del TV. Anche questa volta la scelta è tua. Io ti consiglio di scegliere Vida Voice. Devi dare un nome al tuo nuovo TV. Ma a cosa serve? Semplice, a identificarlo sulla rete quando vuoi connettere dei dispositivi. Puoi usare uno dei nomi preimpostati o personalizzarlo. Io scelgo TV di Greta. E poi ci sono le app, come Netflix, DAZN o Disney Plus. Io le uso tantissimo. È necessario, ovviamente, inserire il proprio account, visto che sono servizi a pagamento, ma senza litigare con il telecomando. Basta inquadrare il QR code con lo smartphone e trasferire le proprie credenziali al TV. Facile e veloce! Per questo episodio di Casa Hisense è tutto, ma non perderti le altre puntate in cui faccio vedere tante altre cose interessanti che puoi fare con i prodotti Hisense.